Allora, questa sera siamo riusciti a far approvare dal Consiglio Comunale la nostra proposta di delibera con cui praticamente chiedevamo una modifica del regolamento del Consiglio Comunale affinché i verbali delle commissioni consigliari e dei consigli comunali finalmente fossero caricati su un sito web del Comune e quindi diventa uno strumento importante per i cittadini che vogliono andare a valutare l'operato dei consiglieri nei consigli comunali, appunto nelle commissioni, che cosa dicono, quali posizioni esprimono e come votano. L'altra questione che abbiamo posto è quella relativa all'affidamento ad Apoafarma per 20 anni dei servizi cimiteriali e di gestione del forno crematorio che sarà costruito. Premesso che noi siamo favorevoli all'affidamento in house a società pubbliche di questi servizi, abbiamo espresso alcune perplessità, abbiamo posto alcune domande relativamente al piano finanziario che è stato presentato in allegato alla delibera. Questo piano finanziario secondo noi prevede alcuni punti di incoerenza, innanzitutto nel momento in cui ci è stato detto che l'impianto costerà 1 milione di euro e la somma degli ammortamenti dei 20 anni arrivano a 700.000 euro, per cui abbiamo chiesto all'amministrazione, che chiaramente non ci ha saputo rispondere, questi 300.000 euro di differenza dove sono finiti. Ci sono poi altre questioni più puramente tecniche che abbiamo chiesto, anche in questo caso l'amministrazione non è stata in grado di fornirci alcuna spiegazione riguardo all'incoerenza del piano finanziario allegato alla delibera. La nostra paura è che, visti i precedenti soprattutto di Apoafarma, per i quali lo voglio ricordare, il Consiglio Comunale e la Commissione Bilancio aveva chiesto maggiore trasparenza e maggior controllo riguardo agli affidamenti e ai costi dei servizi che gli vengono forniti, perché non vogliamo ritrovarci un altro servizio in perdita a totale copertura poi da parte della cittadinanza tutta.